È ancora poco noto che le sabbie del Ticino, per lungo tratto a valle del Lago Maggiore, sin quasi a Pavia, contengono pagliuzze di purissimo oro. Lo sfruttamento di questa risorsa mineraria d'Italia, esistente in media a sei basse, ma non inferiori a quelle di certi celebrati fiumi auriferi americani, verrà forse compiuto in un prossimo futuro con metodi perfezionati. Oggi esso è privativa di umili boscaioli e pescatori, che usano il sistema rudimentale del lavaggio a mano e si tramandano il mestiere di padre in figlio da secoli. Infatti la tradizione si riallaccia probabilmente ai tempi romani, quando miniere aurifere nella zona prealpina lombarda e piemontese erano ben conosciute e sfruttate. I nostri attuali cercatori d'oro si dedicano all'ingrato e paziente lavoro del lavaggio successivo delle sabbie, soprattutto nelle ore lasciate libere dalle opere della campagna e dalla pesca. Ma in ogni modo il poco oro raccolto costituisce una sufficiente ricompensa alle loro fatiche. L'opera.